Va bene, e continuiamo quindi l'avventura di Alexander, una nuova parte. Ieri ci siamo lasciati con non delle felicissime partite, insomma, quantomeno ci abbiamo provato con degli allenamenti un po' difficili e abbiamo anche dei tweet, ma forse adesso un po' più belli. Così si fa Leicester, ottimo risultato il 3-1 e per giunta con Alexander in campo al secondo tempo. Vabbè, qualcosa è cambiato. Il Leicester comunque continua a dominare, insomma, ci sta anche andando un po' bene. Però noi facciamo un po' fatica. Il nostro Alexander, diciamo che proprio non sta brillando. Il video di ieri ho visto che su internet non riesce ad andare, su YouTube, solo su Twitch, in quanto mi sono dimenticato come un idiota di togliere la musica e quindi mi hanno bloccato qualsiasi cosa fosse audio. E quindi niente. Musica tolta e continuiamo l'avventura. Abbiamo due partite. Vediamo se parte subito un nuovo match o una fase di allenamento. Abbiamo una fase di allenamento. Vi ricordo che gioco sull'Xbox One. FIFA ce l'ho qua. Abbiamo 14 giorni in attesa da Resident Evil e quindi attendiamolo con ansia. Intanto ci spariamo la storia di Alexander. Le migliori squadre si allenano più Eccolo qua. duramente delle altre. Indovinate un po' cosa faremo oggi? Chissà cosa facciamo oggi. Dimmelo tu. Aspetta che tolgo questo intanto. Siamo a un passo dall'essere chiamati titolari dal Leicester di Ranieri, però comunque non ci riusciamo. Siamo sempre lì. Allora, oggi dobbiamo fare una sessione di passaggi precisi e cambi di gioco. Vediamo di fare bene. Sa mai che il nostro buon Alexander viene visto e messo davanti. Allora, passa la palla ai tuoi compagni scavalcando il difensore. Quindi con un bel passaggio alto. Vediamo se ce la facciamo. Ecco, un siluro. Aspetta che l'ho mandata a Malpensa. Porca la puttana. Ah. Ottimo, funziona così. Ok. Via. Al volo, questa mi va a Malpensa sicuro, no? Ok. Guarda che giocate proprio. Ottimo lavoro, secondo me si potrebbe fare di meglio, visto che abbiamo capito dopo come andava, quindi via. Uno, due, figa che botte, tre, quattro, cinque. Io la terrei che mi sembra un po' a culo, stava andando. Eccolo, un altro lavoro a Malpensa, mi sa di sì. Ok. Porco Diaz. E qua la palla se ne va. Però almeno è eccellente. Ce ne sbattiamo un attimo l'anima. Perché comunque è buono l'allenamento. Bene, bene, bene. E qui Alexander ha fatto bella figura. Ruolo SOS proprio, cioè proprio un messaggio d'aiuto in questo momento, altro che ruolo di calcio. E il secondo allenamento invece prevede: usi i passaggi alti per cambiare gioco e servire i tuoi compagni nelle varie zone del campo. Completa l'esercizio effettuando un cross per il tuo compagno. Va bene, vediamo cosa succede. Bella merda. Non l'ho capito. Oh, ok, funziona così. Speriamo che il primo che. Ecco, questa è una bella merda, anche questo qua. 250 punti, fa un po' schifo. Non ce la facciamo. Questo un po' meglio. E mo? Che succede? Ah, ok. Fa cagare. Diciamo che possiamo fare molto meglio. E quindi via. Non ci ha contato il primo. Molto bene.
molto bene questo. Dobbiamo cercare di servirlo, ok. Vai a prenderla, zio. Bravo. Metteci più impegno. Ci sei quasi. Vabbè, potevi anche segnare, sei proprio una pippa. Mai direi di lasciare sull'ottimo lavoro prima che poi sbagliamo di più. Ok. Vediamo se riusciamo a guadagnare posizioni, ma mi vedo sempre dalla parte sinistra del campo e quindi porca merda, siamo ancora nei sostituti. Però miglioriamo un po' la visione di gioco. Freddezza, forse anche freddezza è migliorato. Va bene. Ma siamo sempre lì. Non ci caga il buon Ranieri, ci lascia in panca. Torniamo nella nostra cameretta, vediamo che cosa dobbiamo fare, ma probabilmente ci sarà la partita di campionato. Vi ricordo che ieri ci hanno lasciato fuori anche dalle coppe. Questa cosa è stata molto gratificante, direi. Crediamo in te, come sempre, vai e spacca tutto. Questa penso sia la mamma di Alexander. E poi arrivano i tweet bellissimi. Alexander è titolare solo per il cognome che porta. Chiunque altro al suo posto giocherebbe in primavera. Ottimo. Va bene. Il nostro valore di mercato è un 5 milioni e 600. Ma contro il Manchester United mi sa che prenderemo scoppole, però faremo il possibile. Dai. Questa è un buona. Eccoci qua. Allora, Gareth Walker gioca esterno destro. Vediamo poi noi come andremo a giocare. Il ruolo che ho messo all'Alexander, ovviamente, è centrocampista esterno. Mi piace molto. Non sono la punta. Non riesco a giocare bene in punta. Però questo mi ha un po' spalsato il gioco. Nel senso che, comunque, una coppia di esterni destri non li ho mai visti. Quindi va bene. Facciamo conto che siamo dei centrocampisti offensivi. Anche perché alla fine, in questo Leicester, in esterno ci abbiamo giocato molto poco. Meno di mezz'ora a disposizione per l'ingresso in campo di Eccolo Alexander Alexander. Pierre. Ok, Deludente abbiamo a fin qui fare la prova 7. dell'Leicester, A corso delle decisamente distanze al di dobbiamo sotto segnare del il suo prossimo standard gol. Dobbiamo abituale. segnare il Partita che prossimo gol, sembra non ormai un gol, ma andata il difficile da passare prossimo. da 1 a 4. Devono comunque Non ho capito qual è provarci, il il terzo minimo che obiettivo possono perché non l'ho fare. detto. Per Gareth seguire Walker rimane in Hunter, campo, quindi di quello che questi conseguenza ci non andrà saremo bene. esterni, giocheremo al centro, quasi sicuramente. Non ho capito il terzo obiettivo qual è. Perdiamo 4 a 1. Orca Eva. Ottiene almeno il pareggio. Ma vabbè, ma in mezz'ora contro il Manchester United. Il Leicester ce la può fare. Come no? Sarà quasi impossibile farcela. Fermata. Vediamo. Ecco, già mi Show. fanno i numeri. Azione interrotta. Possesso per lo Ecco. United. Il buon Ibra. Fermata. Prova a sorprenderlo. Un tiro davvero inguardabile. Si dispera Mourinho, ma c'hai poco a disperarti, vinci 4-1, insomma stai zitto, la mia è una squadra di pipponi. Dai, dai, dammi la palla a Gareth Walker e dai, vediamo se ce la facciamo. Ecco, questo va dritto, conosce solo Contrasto un modo solo riuscito, per palla che correre rotola via. dritto. Si è anche fatto male, mi sa, lo scarso. Squadra Che ospite che dici, sta Samara, per dai? effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai Attenzione ripari. Alexander, Fece il gol di però in un modo Hunter. clamorosamente fortunoso, nel senso che ho sbagliato il controllo Gol e è giunto andato alla fine fuori di una giro il manovra difensore corale, del equilibrato Manchester. l'attaccante solo davanti al portiere. Da lì è stato un gioco da ragazzi Palo metterla gol. dentro. Vabbè. Gol che ci viene Meno mostrato male, dai, un l'altra po' di fortuna angolazione. anche gira. Palo gol. Eh sì. 4-2. Forse tutto sommato possiamo ancora farcela, eh? Insomma, Ranieri non può non Ecco il considerarci, ogni volta cambio che ci per mette in provare a campo andiamo a fare rimettere gol. almeno in parità la gara. Drinkwater, questo è il giocatore col nome più Si bello di riparte sul tutta punteggio di 4-2. la Premier League. Conosco persone che Scouting. invece si chiamerebbero Drink Spritz. Mkhitaryan. Juan Mata.
Ehi là. Ehi là, mi ha Occhio al suo dribblato due movimento. volte. Buon possesso palla. Tempismo mediocre. Cercando spazi. Attenzione, perché se prendiamo un Martial. gol è Palla respinta sicuramente dal finita. difensore. Ancora 20 minuti per le speranze delle due Vai, squadre. vai. Dai, Kin. Bravo, Kin. Bravo così. Guardami, guardami qua. Dai, non fare lo stronzo. Grande giocata. Ma Drinkwater Drinkwater. subito c'entra Mkhitaryan. in Marulanda di un difensore. Invece che la porta, peccato, sembra una buona azione. Valencia. Oh, E il attenzione, pallone Gareth se ne va via. Walker. Palla in out, sarà Un rimessa po' lungo. laterale. Niente, Schweinsteiger come sta un per fare il gufo suo ingresso proprio sul di terreno dietro. di gioco. Esce Carrick, entra Schweinsteiger. Tipo, dalla serie, noi leviamo uno forte, ne mettiamo uno Mkhitaryan. altrettanto forte. Questo è il bello di giocare nel Manchester. Noi invece leviamo uno che Varane aperti quantomeno è verso quasi l'area. decente per mettere uno che è sconosciuto. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Eccolo. Eccolo. Porco miseria. Martial. Ho Ottimo sbagliato a intervento. schiacciare una palla. Grande, Palla molto interessante. Prova ad andare Ibra. meno Grande male che il parata, nostro portiere grande c'è. riflesso. Super qui il portiere. Zio. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Hunter. C'è cambio in vista per la Guarda sfalla te, di cosa stanno campo. facendo, Probabilmente l'allenatore Madonna non è Santa, ma soddisfatto. sei Sono proprio una schierati in vippa. campo i suoi uomini, Pierre. Chiudilo. C'è spazio per andare. Mamma mia, che squadra difficile. Schneiderlin. È stato fermato dal difensore. Siamo un po' ovunque, beh, comunque, anche se perdiamo fa niente. L'importante è che cerchiamo di far fare bella figura al nostro Tackle Alexander, con il dopo che pallone abbiamo che germina scaramentato per dunque terra in fallo qualcuno. laterale. Continuano i cambi. Pierluigi, ora Anche anche Chamberlain Pogba se ne va. sarà della partita. Entra Paul Pogba, Martial. giustamente. Tornando al discorso di prima, esce uno forte, ne entra uno fenomeno Tocco addirittura in questo orizzontale. caso. Eccolo appunto, adesso Buona mi si dura in l'intuizione. porta. Ibra prova. Tiro largo, fuori bersaglio. Io ho capito, Ranieri, dai, siamo all'80esimo, sotto di due gol. Per me è impossibile, ce la facciamo. Ma dai, Hunter. finché l'abito non fischia non è finita, insomma, no? Più o meno Interrompe si dice così. l'azione con un intervento tempestivo. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi Opla, per la sua vediamo, formazione. vediamolo, E secondo vediamolo, me dagliela la scelta sopra, giusta, al momento bravo! giusto. Mamma che tiro di merda! Walker. Palo, occasione, Ah, palla ancora cazzo, buona. cazzo, cazzo. Questa era una bella occasione. Sfruttata un po' male. Chiude bene il triangolo. Martial. Pogba. Ha perso E dai però, Marcia, è il il momento di pallone. fare la differenza adesso, non Hunter. possiamo farcela, dai. Vardy. Eccola là, bello Perdono schifo palla ancora. dopo l'intervento di un difensore. Ibra. Ragnametri. Se Ibra ce la purga è finita. Attenzione, E il nostro pericolo. portiere Ibra. Parata dice di no, credo con una straordinaria. gengiva, Buono sforzo. però vabbè, quanto basta per Palla impedire a fuori, ci sarà Ibrahimovic di corner per lo chiudere United. la partita definitivamente, non che comunque la partita sia in Belli! bilico. Se avessero Però almeno se facciamo un concretizzato questa gol, occasione sarebbe stata accendiamo un virtualmente chiusa piccolo la filo di gara. speranza, no? Se è possibile, vai. Dai Hunter. ragazzi, dai, 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 che me la sento Occhio, un po'. Ma cerca come l'area di cazzo me rigore. la passi? Ma anche tu, oh, Recupera ma bene porco Pogba. cane. Al contrario, sto davanti, ma da dietro. Stai anche libero. Martial. Eccola. Show. Era dura, ragazzi, adesso. Hanno spezzato bene la trama qui. Dai, ripartiamo. Buona palla, che cazzo fai? Porca puttana. Non Pogba. ce l'abbiamo Eccolo il fatta, però fischio almeno abbiamo finale. fatto un bel Vittoria per il gol. Manchester United. E abbiamo preso almeno Tornano a 7. casa con una sconfitta. È Qualcosa quasi di interessante si impossibile è anche recuperare, visto. insomma, è L'impressione però è che ci impensabile. sia ancora molto da lavorare. L'allenatore avrà Tornato in campo sicuramente il Vardy, tra suo bel l'altro, da si era fare per infortunato per correggere la farci curva spazio noi. Io funzionale. voglio capire come si cambiano le scarpine, D'altronde perché lo ho fa quelle chiaramente per scarpe questo, Pierre. da 1800. E vabbè. Importante aver fatto bene, dai. Un auspice che Guarda sta qua il per nostro effettuare un cambio. stregolasso. Gli avversari hanno preso le Boom. misure ed è necessario. E c'è il gol di Hunter. Bene, bene, bene. Affronta il tuo avversario senza affondare il tackle. Vabbè. Abbiamo visto
visto un po' falloso. Beh, comunque ha dimostrato grande tecnica. Complimenti per il tempismo e gli interventi, insomma, un po' contrasta con quello che ho detto all'inizio. E ha dimostrato un gran fiuto per il gol trovando la rete. Va bene, va bene. Dai, dai, comunque sì, ci sta a perdere, insomma, alla fine 4-2. Ci hanno proprio massacrato. Vabbè, continuiamo, vediamo come va avanti. Premi partita. Il nostro valore di mercato è salito di 100. Ok. Beh, anche il nostro valore di media, bah, tutto sommato, potrebbe andare meglio. Abbiamo 3 punti in attributo. Vediamo come sfruttarli. Potremmo metterli in tiro sicuramente, perché il tiro determina la potenza. Potremmo usare. Mi rimane un punto abilità soltanto. Dove lo possiamo spendere questo punto abilità? Ah, ecco qua, costa 2, scivolata. Rimessa lunga, vale 2 punti, 3 punti, 3 punti, 3 punti, rigore, no. Punizioni precise, ma non è ancora morto, che le tiro. Forse contrasti in piedi ci può aiutare. Ok. Vediamo se c'è qualche video introduttivo di mezzo. No, direttamente nella cameretta, e quindi diremo che si passa subito all'allenamento. La cosa è molto interessante, nel senso che questo FIFA mi cattura solo per questa cosa, nel senso che comunque ho giocato FIFA tanti anni con i club, solo pro club, tra la porta e la difesa. È stata una bella avventura, il tempo però è tiranno e quindi non riusciamo più a giocare, almeno non riesco più a giocare come prima. Questo FIFA 17, diciamo che lo sto usando solo per questi 2 giorni. Usato all'inizio, era solo in inglese, l'avevo un po' lasciato lì, anche in favore di tanti altri giochi, soprattutto col VR, che secondo me è l'unica cosa che ancora mi fa giocare un po' ai videogame, tra il VR e Final Fantasy, non l'avevo preso molto in considerazione. Ora che è tutto in italiano, e soprattutto ora che abbiamo questi 14 giorni prima che arrivi Resident Evil, direi che si può affrontare la vita di Alex Hunter e vediamo se riusciamo a portare a termine una degna carriera o quantomeno un degno film. Alla fine dei giorni, questo è un film chiamato Il Viaggio di questi due ragazzi, Hunter e Walker. Vediamo come va la loro storia. Un po' come Gol, no? Santiago Muñez, quei 3 film. Intanto il Leicester è quinto, 14 punti. Il Chelsea, vediamo com'è la classifica. Il Tottenham è davanti. Manchester Chelsea davanti, siamo a parità col City e poi ci insegue l'Arsenal. Vabbè, tutto sommato non è così cattiva. Pensavo peggio, però insomma, quello che dicevo, un po' come gol di Santiago Muñez, speriamo di non finire come Santiago Muñez, che è un Bella film. partita. Va bene, lascia aperto. Vediamo. Ehi, tutto bene, amico? Oh, ehi, Ehi, amico. Hunter. Hai il cellulare rotto? Non rispondevi? Sì, ho avuto da fare, Ecco sai qua com'è. inizio dei primi screzi, raga. Ok, figlio. L'ultima volta ci avevano Siediti. silurato dalle coppe, però stavamo anche giocando male. Hunter, ascolta, voglio che tu Ecco, sappia che abbiamo molta qua ci stima di te. vendono. Grazie. È un buon periodo, mi sto inserendo all'interno della squadra. Crediamo sia il momento di mandarti a Eccolo giocare in lì, prestito. silurato. Cosa? In prestito? No, io voglio rimanere e conquistarmi il posto. Mi piace il tuo atteggiamento, ma non voglio vedere un giocatore con le tue potenzialità accomodarsi in tribuna. Addirittura. Ascolta, con l'arrivo del neo acquisto, le tue possibilità di scendere in campo sono ridotte. Ho ricevuto delle proposte da 3 club della Championship. Avrai Della modo di Championship giocare, sarà addirittura. un'opportunità per fare un po' di esperienza, mi capisci? L'Aston Villa, il Newcastle, il Norwich. Quasi quasi nel Newcastle, non mi dispiacerebbe. Una squadra piena di storia. Una cosa bella del Newcastle è che i loro tifosi, si vince, si perde, li tifano sempre. Norwich no. Aston Villa non mi convince. Forse il Newcastle potrebbe essere l'idea migliore. Conquisto una promozione. Dobbiamo riportare quindi il Newcastle in Premier League. Stipendio settimanale.
target di valutazione allenatore devo avere 7,5 per stare nei titolari, 6,5 per sostituto. Vabbè. Dai, andiamo nel Newcastle, dai. Ascolta, siamo convinti che tu abbia un enorme potenziale, ma hai bisogno di poter giocare per esprimerlo. Andare in prestito potrebbe essere la soluzione ideale. Cazzo. Ci occuperemo del trasferimento e della tua sistemazione. Il signor Agostino ti attende al centro sportivo la prossima settimana. Il signor Agostino, parrucchiere praticamente. Alex, vai e fatti valere, ragazzo. Ok, abbiamo anche un cellulare nuovo da prendere. Ho sbloccato una ricompensa foot. Mai giocato foot. Il Newcastle, allora siamo in Championship, quindi ci hanno silurato dalla Premier League, ma porca la puttana. Comunque il Newcastle sta primo, Aston Villa e Norwich seguono. Ma quantomeno Newcastle non è messo così male, dai. Vai, andiamo, vediamo cosa ci succede. Probabilmente o faremo un allenamento con Newcastle prima di scendere al campo, me lo auguro, o forse andiamo direttamente in partita. Vediamo, attenzione. Ho pensato che avessi fame. Grazie. Queste vecchie valigie resistono ancora, eh? Ci abbiamo traslocato. Quanti anni avevo? 3 o 4? Papà non ha fatto la stanza dei giochi. No, beh, le cose nella vita non vanno sempre come si vorrebbe. Hanno deciso di cedermi, nonno. Beh, sì, ma è soltanto un prestito. David Beckham è andato a giocare nel prestito. È stata la sua fortuna. Coraggio, mangia qualcosa. Beh, insomma, paragonati a David Beckham, io un po' mi sento lusingato, no? Direi, no? Eccolo qua, centro sportivo del Newcastle. Beh, comunque andiamo a Newcastle, ragazzi, mica una brutta squadra. Ci ha giocato Michael Owen e Alan Shearer qua dentro, Alan Smith e tanti altri forti. Quindi non vedo perché non ci può andare questo ragazzino qua, Alexander. Sempre più tamarro, tra l'altro. Che fai? Ehi, Hunter, tua madre gira ancora con quel catorcio? Danny Williams, vedo che non sei cambiato molto. Andiamo, dai, ti sto solo prendendo in giro, come ai vecchi tempi. Ehi, sei nel paradiso del calcio. Ehi, so che questa non è la Premier League, ma è pur sempre calcio professionistico, no? Seriamente, amico, ci sono buoni giocatori, avversari tosti, grandi club. Sono migliorato molto dal mio arrivo qui, e questo è un dato di fatto. Che ci fai qui, Alex? Sto cercando il signor Agostino. Chi, Dino? Ehi, Dino! Ho trovato questa sottospecie di calciatore che gironzolava nei corridoi. Alexander, benvenuto, benvenuto. Signor Agostino? Dino, Dino, grazie. Il signor Williams si è preso cura di te? Sì, io e lui siamo vecchi amici. Sì, Daniel mi ha parlato di quando eravate nell'Academy. Sì. L'intesa in campo è davvero molto importante, insomma, è tutto. Sono felice che voi due A siate posto. amici. Aiuterà anche il resto della squadra a conoscersi meglio, è contagioso. Giusto. Sì. Alex, noi Eccolo, abbiamo un vai subito, problema. sparato così. Il rendimento nella tre quarti avversaria non è il massimo, soprattutto di fronte alla porta. Il signor Williams fornisce ottimi palloni, ma non riusciamo a concretizzarli. Credo che voi due là davanti possiate creare parecchi grattacapi alle retroguardie avversarie, no? Pronto per infiammare il campionato.
Sono pronto a dare il 110%. Dai, un po' pacata. Darò il 100%, anzi il 110%. Perché non il 146%? Stronzo. Abbiamo avuto un sorteggio impegnativo nel terzo turno di Coppa di Lega e dobbiamo recuperare terreno in classifica. Ma siamo primi, che cazzo dici? Sai, insieme possiamo fare sicuramente molto. Tu hai in mano il tuo destino, Alex. Ci sono un sacco di opportunità qui. Chiedi al signor Williams. Se non giochi bene una settimana, dovrai allenarti più duramente per riguadagnarti il posto in squadra. Hai capito? Ok, bene. Allora, cosa ti dovevo dire ancora? Dunque, Alex, ti abbiamo trovato un alloggio dove sistemarti. È piccolo, ma confortevole. Ora devo scappare, ho un appuntamento con il mister. Ci vediamo all'allenamento. Vediamo che casa mi hanno dato. Forza, facciamo un giro. Quindi ci hanno uscito al Newcastle. L'arrivo non è dei migliori, con uno che ci sta sul cazzo. Però quantomeno la casa è carina. Ma bel arredamento, proprio in stile inglese, dai. Ma questo dice, dobbiamo recuperare terreno. Newcastle sta primo sulla Aston Villa del Norwich. Vabbè, la squadra di Newcastle è molto fortunata a poter contare su un talento. Il futuro del calcio è questo paese. Vediamo, calci piazzati. Spettacolo, è proprio uno degli allenamenti che non so fare, ma no, veramente non so fare. Eccoci. Io voglio cambiare le scarpe, cazzo, non capisco come si fa. Buongiorno. Spero siate tutti riposati e pronti per l'allenamento di oggi. Vediamo allora. Rigori. Ah, rigori avanzava, rigori forse ce la possiamo fare, dai. Mira e tira. Ok, evita gli ostacoli, colpisci il bersaglio per ottenere punti bonus. Bella merda l'ultima. Ok, si potrebbe fare meglio, eh. Cazzo, non ce l'ho fatta a prenderlo. Tira basso prima che colpiamo il legno. Xbox, togli. Ma guarda te, l'Xbox è veramente una console dell'ostia. Ok. Fanculo, per una traversa. Quindi? Ho capito, non si è capito una minchia, è partito in ritardo. Ma cosa sta succedendo in questo coso? Io ho schiacciato appena. Ragazzi, non si capisce un cazzo. L'abbiamo fatto. Ottimo lavoro, lasciamo su ottimo lavoro, che mi attacca abbastanza bene. Segna il numero maggiore di gol, no, di rigore, evita le barriere e la sagoma in movimento. Colpisci i bersagli per ottenere punti bonus. A posto, come prima però, c'è la sagoma in movimento. Vabbè. Ma che cazzo fa? Ma io non capisco, ma che cazzo è? Vabbè. Guarda te che tiro di merda. Sei quasi.
raga, ottimi lavori. Ho fatto due rigori, cioè proprio due sessioni di allenamento imbarazzanti, proprio da figure di merda. Comunque, tutto sommato, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Non è eccellente, però forse ci hanno spostato da qualche parte. Vedo che siamo un po' più in mezzo al campo. Vabbè, beh, sono saliti un sacco di valori, dai, tutto sommato. Per oggi abbiamo finito. Se partiremo dalla panchina anche qua con Newcastle, sicuramente sì. Contro il Leeds. Ah, anche Leeds United è una buona squadra. Partiamo dalla panchina al 90%, dai. Però vediamo di fare bene, tutto sommato. Vabbè, insomma, Newcastle non penso abbia questi spogliatoi con la palla del 1800. A meno che non è quella il portafortuna. Eccoci qua. Allora, sì, siamo in panchina. Che brutta squadra che ci abbiamo. Proprio scarsi, scarsi Newcastle. Comunque, primi nella nostra divisione. Eccoci. Quest'oggi inizia una nuova fase del campionato. Ricordatevi i vostri ruoli. Ognuno di voi fa parte di un sistema. Basta che uno solo si inceppi e tutto il sistema si blocca, ok? Alex, oggi partirai dalla panchina. Osserva molto bene, impara il nostro stile di gioco e preparati a entrare nella ripresa. Ci sarà spazio per me dopo che i ragazzi li avranno stancati. Forza ragazzi, dateci dentro! Una brutta risposta, un po' da finocchietto. Ricordatevi la posizione, ricordate i vostri compiti e controllate i nervi. Forza! Dobbiamo essere un po' più impulsivi, secondo me. Allora, sembra che Alexander sia convocato questa settimana. A questo punto vogliamo dargli... Ok, va bene, dai. La nostra prima partita qua, a Newcastle. Contro il Leeds, tanto giochiamo fuori casa se non sbaglio a vedere. Rimaniamo con queste scarpette brutte che vengono correlate da dei calzettoni ancora peggio. Ingresso in campo di Hunter a 25 dalla fine. Parità assoluta. Allora dobbiamo prendere 8. Gioco di squadra, tieni almeno un assist e vince la partita. Va bene. C'è molta curiosità intorno a questo giocatore. Cosa riusciamo a fare? 8, un assist e vince la partita. Di fantasia, di cattiveria in più necessaria. Devo fare il possibile gioco esterno. Questa situazione di stallo che finora ne mette un po' di esterno di attacco. Si avvicina all'area. Subito passamela, dai, andiamo bene, dai. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto. Ed ecco subito l'assist, incredibile, ragazzi, subito l'assist. Eden ci ha fatto il favore di non sbagliare, meno male. No, l'ingresso col botto di Alexander, non pensavo. E adesso qua il portiere non, non possono dire nulla. Niente, guardaci qua, guarda che numero, l'aspetta dentro, boom, al volo. Mamma mia, si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Isaac Hayden, partita in grande equilibrio, l'asse l'avevo fatto, stiamo a vincere, cerchiamo di prendere 8 almeno adesso con questo 0,2 che ci manca. Bartley, sarebbe male. Dukara, sono perso, sa che era mio. Ci sono metri a disposizione. Bravo, bravo, bravissimo, questo mi piace. Dove vai, oh? Ok. Mamma mia. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla. Mi lascia lì con questo dribbling. Punta l'area. Perdono palla. Ecco. Porca vacca, dai, 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 dai. Taylor, squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Bravo ragazzo. Ecco, mi sa che ho fatto un assist di merda però. Ho visto subito che era brutto. Si riparte col calcio d'angolo. Tifosi allenatore Newcastle, che richiama in panchina l'autore del gol e approfittiamo ovviamente per rivedere la sua rete. Bella scagata, ma anche perché boh, sembrava che non se ne sia neanche accorto. Che dici? La cambiamo questa palla? Hunter, buono punta questo la porta. Passaggio, bello. Buon possesso palla. Cercando spazi. Ottimo recupero del pallone.
Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Pallone spettacolare, che apertura. La prendi, no zio, non in angolo, è un porto. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Traversone in area. Palla che finisce al lato nuovamente. Dumet. Ameobi. Bravo. Passaggio Ante. Dietro, dobbiamo giocarla, facciamo muovere la palla. Tu non me la dai mai però. Anicia. Ecco lo scambio. Porca merda, che palla del cavolo che mi dai però, che cazzo problemi. Però anche te. Palla recuperata, insomma. Azione interrotta. Tocco intelligente. Non si riesce a fare un passaggio giusto. Me li fanno tutti Anderson. Smorzati. Che rimbalzano a metà altezza. Buono l'appoggio. L'acquisto alla Sminot di Harry Kane ha di fatto chiuso la porta ad Hunter, giudicato in esubero dal club, da qui la decisione di cederlo in prestito, vedremo come se la caverà oggi. Stefano, ti è piaciuto? Oh, mi vedi? Non mi vedi? Secondo me hai delle difficoltà, in ma grosse. Si abbia fatto bene, ha avuto sicuramente più occasioni per scendere in campo e mettere minuti nelle gambe. Ah, porco, gli va il sombrero, se mi veniva. Un giovane come Alex, era proprio un olé alla grande. E maturare, vedremo. Ora se riuscirà a mettere a frutto quell'esperienza anche in Premier. Porcaccia, ma non bloccato, mi stavo girando. Taylor. E dai, hai fatto un contrasto, segnamelo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Aragna metri. È fuori gioco, ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuori gioco. Dai, subito qua, dai. Apriamo di là, che non mi piaceva di là. Guarda che sono entrato, dai. Mantengono il possesso. Porco cane, porco. Io ho girato la palla, no. Grande recupero. Bella merda. Ha spazio per tirare. Sicuro l'intervento del ci manca portiere. Questo 0-3 che dobbiamo fare. Assolutamente, voglio cercare di farcela, dai. Ecco. Dormito qua. Eccolo qui. Ha perso il pallone. E porco però dai. Ottimo il pallone filtrante. Zio Poldo. Bravo. Hunter. Vabbè, non si può giocarla così. Pallone, non si può che la giochi così. Fra le braccia del portiere. 600 all'ora gliela passata, ma manco i pulcini. 2 che scattano nello stesso modo. Se sbaglia uno, ho sbagliato anche l'altro. Dai, però, che continua cazzo. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. A me devi darla, brutto rincoglionito. Madonna. E cos'è sto schifo di cose? Spazzano via il pallone. Ma dai, ma che controlli che faccio anch'io però, porco cazzo. Perde palla. Dove va questo? A casa mia? Padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine, i tifosi sembrano crederci ancora. Hanno a disposizione il tiro di Alexander, ecco il tiro. Fa schifo. Buona la parata impresa da parte del portiere. Vabbè, è un contrasto mediocre, fate voi. Quando li faccio non me li dà, quando non li faccio addirittura me li segna come se li avessi sbagliati. Ringraziamo FIFA. Dai ragazzi, dai, non lasciamo spazio. Un fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante. Porca merda, ci ho provato. 7-9, incredibile, va sentito con 7-9, mi incazzo, eh. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla.
Abbiamo pochissimo tempo per poter fare 1-0-1 che ci manca, ma io non ci voglio proprio credere, guarda. 7-9, guarda te. Basunati qua. Anita. Tiotti. Guarda questo che non si muove, ma si può fare una funzione d'attacco così lenta. Premia la corsa sulla fascia. Un'ottima serie di passaggi. L'anticipo del difensore. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Sarà non batterla te però, Hunter, che cazzo. Buono il tocco dentro. Oh, me l'ha deviata. Arriviamo a 8 in qualche modo. Era un buon tiro, guarda te, me l'ha deviata questo colpetto. Porca miseria. Era una buona occasione. Se non è qua forse riusciamo a fare qualcosa. No, non facciamo un cazzo perché ho sbagliato completamente. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Buono. Guarda che la palla va fuori, guarda che la palla va fuori, incredibile veramente. Via dalle palle, via. Va che apertura dall'altra parte, se non la manchi ti ammazzo. Si avvicina all'area. Interrompono bene l'azione. Squadra di pipponi qua. Tocco orizzontale. Adesso attacca la testa bassa nel tentativo di recuperare il punteggio con gli attaccanti pronti a sfruttare i cross. Centrocampisti e difensori centrali sono saliti per sfruttare i cross. Prevedo. Ma non ci voglio credere che non è stato capace di darmela. Oh là. Occhio all'Hunter che avanza. Ma quando vuoi tirare? Quando muore il Papa? Cioè non lo so. Rimessa laterale in zona d'attacco. Minchia raga, porco cane, ma che spiga anche. Una bella occasione. Grande difesa. Hunter. Ecco. Quello là, non so cosa aspettava a partire. 6 anni. Parte il cross. Ottima la lettura difensiva. Finisce 8-2, beh, tutto sommato. Abbiamo fatto l'assist. Abbiamo fatto fare bella figura al nostro Hunter. Di poco, ma hanno portato a casa la vittoria, comunque. Che è poi quello che conta, vero Stefano? Eh sì, alla fine la differenza la fanno i gol. Eccolo qui, subito con l'assist. Guarda, l'arbitro dunque lascia guarda giocare, dentro, giusto. Bel tiro al volo. Prova a far partire il tiro. E adesso... Hai dimostrato un'ottima visione di gioco, buona visione di gioco con quell'assist, hai dimostrato un'ottima lettura, buona la tua tecnica di passaggio, soprattutto quelli laterali, va bene, dai, tutto sommato il mister è contento, abbiamo centrato 3 obiettivi su 3. Alex, questa era la tua prima partita in Championship, dici come è andata? Fare meglio. Non è la Premier League, dai, mi sembra un po' da stronzi. Mi sto adattando, è diversa. Mi sto adattando. Mi ci vorranno un paio di partite per abituarmi alle differenze, per inserirmi, ma sono certo che grazie all'aiuto dei miei compagni riuscirò a calarmi in questa nuova realtà in pochissimo tempo. Un bellissimo passaggio che ha portato al gol. Un commento su questo assist? Culo. È stato un gran gol, un giocatore... Giocare per i compagni è la filosofia della squadra. Cerco sempre di aiutare i miei compagni. Karen, ti dirò, è sempre stata la mia filosofia, fare tutto ciò che è necessario per segnare un gol, concludere a rete e passarla. Se la palla entra in porta, sono felice. Me l'ho servita su un piatto d'argento. Dovrà pagarmi una cena. Faccio un po' lo spottò qua. L'avete preparata in maniera perfetta sul piano tattico oggi. Sei d'accordo, Alex? È tutto merito del mister. Sì, ritengo che il mister abbia azzeccato tutte le mosse da fare.
Credo che sia stata davvero dura per l'avversario oggi, perciò sì, è merito suo. È tutto, Alex. Alla prossima. Vabbè, abbiamo fatto un'intervista un po' da esaltati. Comunque, prima partita, quanto abbiamo preso per il... non abbiamo fatto gol, vabbè. Il valore di mercato è salito un pochino, dai, tutto sommato. Però il mister ci ha piazzato titolare. Ragazzi, nella prossima saremo titolari finalmente. Ok, no, tutto sommato siamo contenti. Proseguiamo. Esatto, torniamo nella casa. Va bene, dai, siamo riusciti a guadagnarci quantomeno un posto da titolari nel Newcastle. Siamo stati silurati dal Leicester. E vabbè, così va la vita. Comunque, la nostra prima partita non è andata malissimo. Vediamo come proseguirà poi la nostra avventura con Alex Hunter. Dai, per adesso lo blocco qui. Si torna al lavoro. La pausa pranzo è finita. Ragazzi, dai, a domani con un altro episodio. Vediamo un po' come andrà a finire. Forza Alex Hunter, comunque. Ricordatevi di addarvi sulla PlayStation e sulla Xbox, in modo che quantomeno giochiamo insieme. Se poi invece avete, vi piace comunque guardarmi i video, comunque mettete il like o se mettete il follow, così quando ne metto altri li vedete. Belli, dai, ci vediamo domani, ciao.